Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Il nuotatore ex GFino Manuel Bortuzzo mette nei guai un ex di Uomini e Donne, è successo l'impensabile, poi lo sfogo sui social. Manuel Bortuzzo da quando ha lasciato Lulu se la si è stato travolto dalle fandom. Il suo comportamento è stato ritenuto non corretto e per questo molto criticato dalla stessa fetta di pubblico che aveva sostenuto la coppia durante tutto il percorso all'interno del Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini. Non è la prima volta che il pubblico si fissa con un personaggio famoso, superando il limite e insultando gravemente tutti coloro che gli si mettono contro. È la stessa cosa che è successa ad Andrea Nicol, ex cronista dell'ultima edizione di Uomini e Donne. La ragazza è stata violentemente insultata dai fandom di Lulu solamente per aver condiviso un lavoro insieme a Manuel Bortuzzo. L'ex cronista è indignata dal comportamento del pubblico, non solo per i commenti rivolti a lei, ma anche per quelli rivolti al nuotatore, ha scritto un lungo sfogo nelle Instagram Stories sui social network. Un paio di giorni fa, infatti, Andrea Nicol si trovava nello stesso luogo in cui era presente l'ex GFino e aveva caricato sul suo profilo Instagram dei video in cui appariva il nuotatore mentre suonava al pianoforte una canzone di Ultimo, così come l'avevamo visto spesso anche al GF VIP. Per come raccontano le indiscrezioni, i due si trovavano insieme per questioni di lavoro, ma l'ex tronista è stata comunque inondata da insulti. A questo punto Andrea Nicol si è sfogata, vediamo nello specifico cosa ha raccontato sull'accaduto. Andrea Nicol si sfoga, insultata per via di Manuel Bortuzzo reagisce sui social. Scrivo queste poche righe dopo i troppi messaggi che mi sono arrivati subito dopo l'evento a cui ho preso parte insieme a Manuel Bortuzzo qualche giorno fa, così inizia lo sfogo dell'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Nicol. Messaggi non belli per niente, indirizzati a lui e incomprensibilmente anche a me per non averlo schifato. A questo punto Andrea ha spiegato che quest'accanimento è più che stupido e che non porta a niente se non a diffondere odio. Lui e Lulu sono due persone adulte e responsabili che hanno provato a stare insieme, ma per motivi che non conosco e non voglio conoscere si sono separati, ma così come succede a tantissimi. Poi Andrea Nicol ha anche ricordato che denigrare una persona scrivendo queste cattiverie solamente per difendere il proprio, Beniamino, è infantile e decisamente imbarazzante. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.